Daniele Sette, ormai ci siamo, le ultime ore prima della votazione per il rinnovo del Consiglio nazionale della Federciclismo, ultime ore di fibrillazione per te ma anche per tutti gli altri candidati. Ma diciamo che questa assemblea... Ha avuto un preludio abbastanza movimentato, sicuramente c'è tantissima attesa per cui insomma, finalmente siamo, siamo arrivati in prossimità di quello che è l'arrivo e credo che insomma, avremo tutti quanti sicuramente la, la curiosità di, di sapere poi alla fine come andrà a finire questa lunga campagna elettorale. Servizi, territorio eh, e l'attenzione soprattutto a chi pratica il mondo del ciclismo in tutte le sue forme. Indubbiamente nel, nel mio programma ci stanno tantissimi elementi che vanno appunto a supporto di quelle che sono le attività di base, le attività delle società, dei comitati territoriali, regionali, provinciali, tutto a vantaggio appunto di un movimento ciclistico che possa anche essere maggiormente proiettato verso il futuro in relazione anche oltre al nostro fine principale che è quello olimpico in relazione anche al ruolo della bicicletta che oggi rappresenta veramente degli elementi di innovazione e anche di benessere che tutte le amministrazioni pubbliche riconoscono. Per cui una, un programma che abbraccia davvero tutte quelle che possono essere le declinazioni sull'uso della bicicletta a partire, come dicevo appunto prima, dalla promozione nei confronti dei giovani. Quindi il successivo passaggio agonistico, perché al fine olimpico è il nostro principale, ma per sfociare poi in tutto quello che eh, la bicicletta può rappresentare, anche come indotto in termini appunto sia tecnico che eh, promozionale nei confronti di, delle nostre società e di tutte quelle realtà volontari, tecnici che fanno grande la nostra federazione. Abbiamo sottolineato: sono le ultime ore perché un candidato. Delegato dovrebbe votare Daniele Seppi. Eh, diciamo che, ehm, perché comunque sarebbe poi di fatto la conferma eh, delle tante richieste che mi sono arrivate dal territorio. Ho sempre girato l'Italia in lungo e in largo e sono sempre stata vicino a tutte le realtà e ho raccolto chiaramente nel corso del tempo tante richieste per fare appunto questo ulteriore passaggio. Chiaramente, scusate... <ride> Eh, chiaramente eh, questo deve essere, credo, uno degli elementi principali, cioè la disponibilità che ho sempre dimostrato, l'attaccamento a tutto quello che è il nostro movimento, non disgiunto ovviamente da una profonda conoscenza dei meccanismi federali. A fronte dell'esperienza che ho fatto come vicepresidente vicario e non solo, ma anche un'esperienza che va al di là di quello che è la nostra federazione in funzione degli incarichi che ho all'interno del CONI e anche di un'esperienza amministrativa pubblica che ho fatto, che mi consente chiaramente di affrontare questo ulteriore passaggio con la consapevolezza di poter essere veramente di servizio al nostro movimento per una sua effettiva crescita.